L'asticella è fissata a 2 anni e sono in molti a tenere il fiato sospeso, temendo di non riuscire a fare il salto in alto, balzando al di là delle regole fissate dal governo. Spulciando fra fedine penali e registri degli indagati, ci si ritrova davanti alla carica dei 101, tanti sarebbero più o meno i deputati e senatori a cui si sono interessati a vario titolo procure e tribunali, onorevoli, quasi tutti convinti di non dover saltare il prossimo giro alla faccia di denunce, richieste di rinvio a giudizio e sentenze. 26 quelli a maggior rischio, nessuno però al momento con condanne definitive come prescriverebbe il decreto, nomi di tutti gli schieramenti, ma fra i quali quelli di maggior peso sono nelle file del centrodestra. C'è sempre Marcello Dell'Utri, condannato per false fatture e frode fiscale e per il quale la Cassazione ha chiesto un nuovo processo per concorso esterno in associazione mafiosa dopo la condanna in secondo grado a 7 anni. E non intende mollare anche Nicola Cosentino, accusato di presunti legami con il clan dei Casalesi e per il quale il Parlamento ha respinto la richiesta d'arresto, così come ha fatto anche per il PD Alberto Tedesco, indagato per turbativa d'asta e corruzione, cosa che invece non è avvenuta per Alfonso Papa, finito in carcere per l'inchiesta P4 e che oggi plaude alle liste pulite, tranne che per un punto, mettere alla porta, come chiedono alcuni, anche coloro che siano stati solo rinviati a giudizio. Ci sono anche i 2 anni per ricettazione e appropriazione indebita dell'ex sottosegretario Aldo Brancher e i 2 anni e 8 mesi in primo grado per falso in atto pubblico di Renato Farina, mentre ultima in ordine d'arrivo è arrivata la sentenza che ha condannato a 4 anni di carcere per frode fiscale Berlusconi per i diritti TV Mediaset, quarta condanna in primo grado per l'ex premier.